Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vi parlo dell'utensile multifunzionale della Dexter. Questo video è in collaborazione con Leroy Merlin per il programma The Sailors. Si tratta di una serie di contenuti che andrò a portare sul canale con dei prodotti che potete trovare nei negozi Leroy Merlin di tutta Italia e ovviamente anche online. Qua sotto in descrizione trovate il link a questo prodotto, ma adesso andiamo subito a vedere quali sono le caratteristiche per quale uso è adatto un prodotto di questo tipo. Una delle cose che mi piace di più di questi prodotti è che arrivano tutti con la loro valigettina in plastica, quindi comodissimi da trasportare, comodissimi da tenere quando non li utilizziamo in modo tale da non rovinarli e ci permettono di lavorare sempre in modo ordinato. In questo video andiamo a vedere le caratteristiche tecniche di questo prodotto, ma se siete interessati a vederlo in funzione, se arriviamo a 20 mi piace sotto questo video, vi porterò un contenuto dove vi faccio vedere come realizzo un bancone da lavoro con dei pellet direttamente con questo utensile multifunzione e con le sue varie teste. All'interno della confezione troviamo manuale di istruzioni disponibile anche in italiano, cosa sempre gradita, e poi il nostro utensile multifunzione. Come vedete ha un cavo molto lungo, infatti 3 metri di cavo con presa asciugo per andare a collegare e lavorare in libertà con il nostro utensile multifunzione. Nella parte bassa il corpo è realizzato in plastica, mentre nella parte superiore la testa è realizzata in alluminio per garantirci una robustezza maggiore. Ma all'interno della valigetta non troviamo solo queste due cose, ma troviamo i diversi accessori che ci permetteranno di utilizzare il nostro utensile multifunzione con diverse tipologie di materiali. Infatti potremo utilizzare questo utensile per tagliare, per levigare, per smerigliare, per raschiare e per altre funzioni in base all'accessorio che andiamo a collegare o a lavorare diverse tipologie di materiali, come ad esempio il metallo, il legno, la plastica, ma ancora anche piastrelle e gesso. Ovviamente in base alla tipologia di lama che andiamo a utilizzare e in base alla durezza e allo spessore del materiale potrebbe essere necessario più o meno tempo. Si tratta sempre di un accessorio comunque hobbistico, ovviamente non di una soluzione professionale, visto anche il prezzo contenuto, infatti costa meno di 60 euro, ma ci permette comunque di fare dei lavoretti interessanti e appunto, come vi dicevo prima, se volete vedere il video della costruzione del bancone vi basta mettere un mi piace e a 20 mi piace vi farò vedere il funzionamento di questo multiutensile. Per quanto riguarda il montaggio degli accessori, montaggio rapido con la levetta qua dietro, vado semplicemente ad allargare l'aletta posta dietro, posiziono la lama che ho scelto di utilizzare e vado a richiudere. La comodità di questa tipologia di chiusura e dell'attacco con cui vengono forniti gli accessori è che ci permette di andare a spostare la lama a 360 gradi. Ad esempio posso attaccarla su questo lato e poi andare a richiudere e come vedete abbiamo lo strumento pronto per lavorare volendo in verticale a destra o a sinistra. Su ogni accessorio è già indicato anche la tipologia di materiale su cui possiamo andarlo a utilizzare, ad esempio qua la potremo utilizzare sia sul legno che sul metallo e quindi anche per chi non è pratico di questi accessori il fai da te è veramente più semplice. Per quanto riguarda l'accensione la possiamo fare dal tasto posto qua nella parte centrale, mentre invece qua nella parte posteriore abbiamo una rotella che ci permette di regolare la velocità a cui andremo a lavorare da un minimo di 15.000 giri al minuto fino a 22.000 giri al minuto. Il peso del multiutensile è di 1,6 kg, le lame pesano pochissimo quindi non vanno a influire sul peso finale del prodotto e per quanto riguarda gli attrezzi in dotazione, oltre a quelli appunto che sono già compresi all'interno della valigetta, ne esistono altri sempre sul sito di Leroy Merlin o nei negozi Leroy Merlin che vi permetteranno di ampliare ancora di più lo spettro di utilizzo di questo accessorio. Questo è l'accessorio smerigliatrice con i dischi in dotazione che si andranno ad attaccare con il velcro nella parte posteriore. Come tutti i prodotti, ovviamente anche questo modello della Dexter non è esente da difetti. Uno su tutti è la mancanza di un attacco per l'aspiratore della polvere, che quindi ci obbligherà a fare più polvere quando effettuiamo le lavorazioni, non potendolo andare ad aspirare. Ovviamente è un accessorio rumoroso, come tutti gli accessori di questo tipo per il fai da te, ma soprattutto non può essere pensato come un accessorio per un utilizzo professionale, ma più che altro per un utilizzo hobbistico, sia per quanto riguarda il prezzo, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Come vi dicevo a inizio video, se volete vederlo in funzione andando a creare un bancone da lavoro da dei pellet di recupero, lasciate un mi piace sotto questo video. Se arriviamo a 20 mi piace, andrò a portare il video sul canale.
Per questo video con l'accessorio multiutensile Dexter è tutto. Io qua sotto in descrizione vi lascio il link al sito di Leroy Merlin per andare a curiosare altre caratteristiche tecniche di questo prodotto e volendo acquistarlo. Per questo episodio di The Sailors è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video e col prossimo prodotto. Ciao, Enrico.